Passando velocemente ad un altro argomento, ti vorrei chiedere qual è la tua visione dell'Europa? La vedi come una federazione, una confederazione di stati oppure qualcosa di ancora diverso? No, io la vedo come grande occasione per venirne fuori l'Europa, è la nostra via di salvezza, diciamo. Ci sono pagine bellissime della cultura umanistica di queste visioni dalle Alpi verso l'Italia, che poi sono state ridisegnate recentemente da Pazienza con Sandro Pertini e il coniglio che guardano, no? Non sei so se hai presente questa bellissima vignetta con lo sguardo sul nostro paese. Ebbene, noi dovremmo immaginare di dare quello sguardo a un continente che per tanti motivi ci può salvare se diventa però un luogo della politica, non solo delle banche, dell'economia, della moneta, se diventa interpretato da una generazione di politici, e purtroppo ne abbiamo pochissimi in Italia, che si preoccupano di costruire ad esempio un programma politico sul fisco, sulle cose che dicevamo prima, perché la rete, cioè parlarne solo in Italia, fa un po' sorridere, no? Ad esempio. Sulle grandi questioni sociali, un palcoscenico, uno scenario che sia di dimensione continentale. Per questo bisogna che tutta la classe politica ripassi un po' l'inglese, che si dia da fare per informarsi e costruire a propria volta un dibattito pubblico di scala europea. L'unico politico che cerca di farlo in Italia, di quelli famosi e importanti, si chiama Romano Prodi, per dire che alla fine. Cioè, anche da quel punto di vista il ricambio non c'è stato, questa volta non per colpa di Prodi, ma evidentemente di chi non raccoglie, per esempio, lui fa delle proposte come quella degli Eurobond. Non mi pare che in Italia se ne sia parlato parecchio degli Eurobond, no? È rimasta una cosa da sole 24 ore. E invece sono quelle cose che, se interpretate e discusse, possono diventare una chiave per fare quei cambiamenti che diciamo. Ci vuole una generazione europea, no, c'è generazione Italia, no, ci vuole una generazione Europa che si preoccupi di costruire quel rapporto, e anche a quel punto di spostare l'accento. Per esempio, noi parliamo di federalismo tra la Lombardia e il Molise, forse dovremmo parlarlo in questa chiave. Ecco, forse adesso l'abbiamo capita che la Padania, eccetera, il Trota, la Maga di Desenzano e tutto questo straordinario sequel del Signore degli Anelli non è la risposta degna di questo periodo e del nome del nostro paese. Pensi che un federalismo fiscale piuttosto che politico potrebbe essere una soluzione viabile per il futuro italiano? Ma sai, il federalismo fiscale si basa su un argomento che è fondamentale, cioè responsabilizzare gli enti locali. Per responsabilizzare gli enti locali bisogna uscire da questo dibattito da disperati sull'abolizione delle province che poi non si aboliscono, dell'accorpamento dei comuni che poi è drammatico, perché io ho un bellissimo comune di 30 abitanti a cui sono affezionatissimo, queste scene che abbiamo visto tutta estate. Io ero in vacanza nel sud Italia, ero a Matera, e il quotidiano della Basilicata a un certo punto titolò "Salva anche Matera", come dire, no? Uno pensava di salvare cambiare il mondo e salvare l'Italia e l'Europa, abbiamo salvato la provincia di Matera, per poi rimetterla in discussione successivamente. Ecco, io credo che noi dobbiamo uscire da questo dibattito e da questa dimensione clientelare, perché alla fine di questo si tratta: ognuno porta a casa i risultati per il proprio collegio, dimenticandosi di quello a fianco, no? Questo è stato per lungo tempo la cultura politica italiana, a tutte le latitudini. Noi dovremmo ragionare sul fatto che io ho delle risorse, devo mantenermi in equilibrio, devo uscire con delle soluzioni che facciano risparmiare e ridimensionare la spesa pubblica. Insomma, è chiaro che, detto adesso, gli enti locali questi si offendono perché non c'hanno più una lira, perché è stato fatto male questo processo. Però, insomma, se io ho 1 euro, devo poterlo esigere direttamente come ente locale, questa è l'idea del federalismo fiscale, e devo spenderlo però prendendomi la responsabilità di quello che sto facendo. Insomma, chi non è virtuoso deve andare a casa, lo dico ai padani, ma anche ai quelli del Mezzogiorno, insomma, dove alcune cose si possono fare. Io, per esempio, in queste ore si discute della candidatura alla presidenza dell'ANCI di Michele Emiliano. Sarebbe un messaggio straordinario, perché Michele è un grande amministratore del Sud che può forse essere il grande tessitore di una rinnovata alleanza su questi temi tra parti del paese che si sono mosse in modo diverso, che sono state divise dalla politica di Berlusconi in questi anni. Di Berlusconi e Bossi, che è il suo, sono ormai la stessa persona. Grazie
Senti, per passare rapidamente a una delle mie ultime domande, peraltro, per quanto riguarda il futuro governo, quello che sarà effettivamente il cambiamento, pensi davvero che tutte quelle cose che sono state fatte in questi anni, le leggi per proteggere per esempio il Presidente del Consiglio dai suoi processi, piuttosto che il recentissimo di via l'intercettazione, effettivamente verranno cancellati oppure verranno mantenuti anche in futuro? No, bisogna cancellarli per quello che la gente incazzata nera col centro-sinistra, perché quando ha governato il centro-sinistra c'era questo atteggiamento post-prandiale, no? Del dopo pranzo, proprio della siesta, voglio dire, si è dormito alla grande sulle questioni che riguardano leggi sul bilancio, ad esempio, su tutto il pacchetto di informazione e il conflitto di interessi, sai perché non lo si affronta? Perché non è solo di Berlusconi, perché il conflitto di interessi è la grande mamma, diciamo, dei politici italiani. Anche nel centro-sinistra, per cui se si va al governo bisogna sbaraccare tutto sto schifo, lo dico così alla Della Valle, brutale, violento, perché veramente ci vuole un momento di presa di coscienza. Ma ti pare che noi in un momento nel quale abbiamo le difficoltà di fare le cose bene, abbiamo una legge sul falso in bilancio che chiude un occhio? Cioè, ma non so, voglio dire, sono delle cose dell'altro mondo. Per molto meno negli altri paesi hanno tirato fuori i forconi e si sono preoccupati di dare dei segnali molto diversi. Da noi c'è una consuetudine, che è la vera questione da far saltare. Io prima parlavo di clientelismo. Il clientelismo c'è dappertutto, c'è nelle relazioni di lavoro, c'è nelle relazioni col sistema politico, c'è purtroppo, ed è il grande tema della corruzione nei rapporti col sistema delle imprese, e purtroppo questa cosa abbiamo visto riguarda anche noi, non solo la destra immonda, no, di cui abbiamo sempre attaccato. Per cui la prima cosa da fare è fare tabula rasa con la selezione degli argomenti e delle priorità, ma bisogna incominciare a dare un segnale. Il conflitto di interessi è la madre di tutte le battaglie, però non bisogna farlo, cioè bisogna contrastarlo, questa è la differenza. Forse non hanno capito, cioè loro pensano che il conflitto di interessi bisogna farlo, invece bisogna evitare che succedano i conflitti di interessi, che ci sia, cioè questo conflitto davvero. Quali sarebbero quindi, al di là di questo che mi hai appena spiegato, i provvedimenti che tu prenderesti per rimettere in sesto, diciamo, la situazione italiana, sia dal punto di vista politico che economico? Ma prima di tutto, prima di cominciare, farei scegliere, ti dico, i parlamentari dai cittadini, aprirei un rapporto molto forte con chi si mobilita, con chi vuole cambiare le cose, questo lo dico da esponente del centro-sinistra. Noi a Bologna il 22-23 ottobre faremo una grande manifestazione che mette insieme movimenti e politici e cittadini e rappresentanti istituzionali, vediamo se funziona. Secondo me questa è una delle chiavi centrali anche di un dibattito tra politiche e società civile che ci ha veramente sfrantumato le cosiddette. In secondo luogo ti dico, farei degli interventi di leva fiscale molto forti perché bisogna fare crescere questo paese, bisogna dare risorse a chi investe però non nel cemento perché sennò siamo da capo, insomma investe in sistemi che mettano l'Italia e il suo sistema economico al centro della competitività internazionale e della partita vera. Nello stesso tempo non punire, però intervenire gradatamente, in modo progressivo ma molto rigoroso, su chi ha 35 garage e sui quali paga troppe poche tasse. Faccio un esempio banale, ma di questo si tratta. E da ultimo farei una grande cosa, molto bella e appassionante, cercherei di mettere insieme le due generazioni di cui abbiamo lungamente parlato anche oggi, cioè i sessantenni e i trentenni, diciamo quelli che per ora non si sono ancora incontrati, tipo Enea Anchise che si incontrano solo alla fine della guerra di Troia, dopo 10 anni che non si erano parlati, finalmente si ritrovano e che queste due generazioni disputano di un tema, che è questo: le pensioni. Non è che le cambiamo perché siamo dei macellai sociali e non, no, dobbiamo recuperare soldi, però riusciamo a dare anche qui un tratto di uguaglianza alla partita, riusciamo a dire che vorremmo dare la pensione anche a quelli che hanno 30 anni e che dobbiamo fare in modo che si trovi una misura per i prossimi anni rispetto a quanto si percepisce di pensione, a quali però possibilità concrete ci siano per darla anche a chi è più giovane. Lo riusciamo a fare, mettiamo insieme Prodi e Maria Petrescu, facciamo in modo che ci sia, no, davvero un confronto tra chi è stato
chi conosce le cose e chi le ha capite, perché non è che non le capisce, e però vorrebbe trovare degli strumenti per rimetterle in sesto. Così il centro-sinistra vince col 90%, avremo solo dei problemi che avremo una maggioranza troppo larga e quindi cercheremo di far cadere il governo dopo 2 anni, come hanno sempre fatto quelli prima. Scherzo, questa era una battuta, era l'unica parte scema. Senti, quindi dal punto di vista economico, effettivamente, per quello che riguarda le pensioni, qual è il tuo pensiero? Ma sai, lì ci sono diverse soluzioni. Noi stiamo ragionando, in quel caso il modello è svedese, insomma, di fare il contributivo prima, di trovare il modo soprattutto di dare continuità contributiva a chi ora fa il precario, quindi c'è un problema, che gli hanno dato il sistema contributivo e poi lui non riesce a contribuire. Però adesso voglio dire, siamo di fronte anche a banalità di questo tipo in Italia, perché negli stessi anni in cui si faceva la riforma del sistema pensionistico si inventava la flessibilità, anzi la flex security, perché quando devono mettertela nel di dietro ti dicono sempre in inglese, non è che te lo dicono please, ti dicono prima. Ecco, la flex security in realtà non è stata mai fatta, perché non abbiamo mai fatto gli ammortizzatori sociali, li abbiamo riformati per chi era precario, non abbiamo mai dato degli elementi di stabilizzazione di questo precariato, abbiamo fatto una confusione tra la necessità di essere flessibili in ingresso e il mantenimento di un posto di lavoro di qualità per gli anni successivi. Questo è successo in tutti i settori, con formule le più inventive, perché poi gli italiani sono creativi, insomma, la partita IVA è diventata la soluzione, c'è cioè la partita IVA dal calciatore al muratore al docente, e forse questo è un'altra cosa talmente evidente che intervenire è possibile, e soprattutto dare degli elementi di certezza alle persone. Tieni conto, tra l'altro, che tutto questo è avvenuto perché io insisto sulla disuguaglianza, perché tutto questo è avvenuto mentre il non so, 8, qualcuno dice 10 punti di PIL negli ultimi 20 anni sono passati dai salari, dalle retribuzioni ai profitti. Per cui qualcuno che sta bene, lo vediamo quando siamo in coda. Io ho sempre la macchina più piccola, io ho una C3 che ho chiamato Marsala perché sono andato fino al porto dei Mille con quella macchinina, e c'ho sempre la macchina più piccola. Gli altri hanno SUV, berline, come fanno? Cioè, se c'è tutta, no, e non è un discorso demagogico, perché è proprio così. Qualcuno si è rafforzato nella sua ricchezza, nella sua rendita, anche qualcun altro invece deve andare avanti con 400 euro al mese. Non sono un egualitarista novecentesco, non voglio che tutti guadagnino nello stesso modo, affatto, perché poi il merito delle dinamiche, del coraggio, della voglia di intrapresa, come dicevano i miei nonni, no? È fondamentale, però insomma c'è una dimensione di civiltà da mantenere. Se uno fa un lavoro subordinato, non è un precario da 500 euro al mese, è un lavoratore subordinato, dipendente, come una volta. E dobbiamo ragionare su quello. Poi dobbiamo alleggerire i carichi fiscali, però insomma un minimo di decenza la dobbiamo ritrovare. Non capisco perché in Italia i poveri se la prendano con quelli più poveri di loro e non, forse, non dico in una rivolta classista, però insomma nei confronti di chi in questi anni ha costruito ambiti di privilegio che sono visibili e che bisogna in qualche modo ridimensionare. Qual è la tua idea di un'eventuale soluzione per risolvere l'annoso problema del precariato lavorativo, soprattutto per i giovani? Io sono molto vicino a quello che dice Tito Boeri, che è meno altisonante di Ichino, quindi fa meno notizia, però insomma l'idea di stabilizzare progressivamente il lavoratore che entra precario, ormai è un dato di fatto nel sistema del lavoro, che ha delle garanzie se questo rapporto di precariato però si interrompe, e quindi introducendo elementi di garanzia che ci sono solo per il lavoro dipendente, e che poi dopo un numero di anni che si deve stabilire diventa invece un lavoratore che è sul mercato del lavoro solo con alcune condizioni, in alcune condizioni. Ovviamente questo va accompagnato, per quello che bisogna intervenire sul sistema economico nel suo complesso, perché va accompagnato anche con l'introduzione di forme diverse, però coerenti, di ammortizzatori sociali. Questo è il tema. Insomma, è evidente, non può esistere una generazione senza soldi, senza un salario minimo e senza la possibilità di mantenersi tra un lavoro e l'altro e di trovarne finalmente uno. Queste sono le due cose, no? Se ti capita di trovare quello sbagliato, va bene, devi però essere aiutato per trovarne un altro, e quando invece trovi quello giusto, devi essere assunto, però non è che stai lì a fare finta di essere una partita IVA con notte in nome della Flex Security. Giuseppe, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi e per il tuo tempo preziosissimo.
No, il mio tempo non è prezioso, è poco, non so se commercialmente abbia un valore. Io invece ringrazio te, mi scuso con te per averti tirato in lungo per mesi. Infatti, ormai sono un vecchio della politica e mi sono lascio, abbandono, già abbandono la vie politiche, diceva Jospin una volta, disse così, e quindi vi saluto, vi ringrazio, è la mia ultima intervista.